Siamo con Marcello Sacerdote e Domenico Imperato. Questa sera sarà in scena il loro spettacolo, Solo Andata, un viaggio mediterraneo. È la prima esperienza qui a San Salvo. Marcello, come nasce quest'idea? Nasce dall'esigenza di trattare un tema urgente, che è quello della migrazione e che è quello dello straniero, il rapporto che si ha con lo straniero, il tema del rapporto con l'altro, con questa migrazione che ormai viene così tanto strumentalizzata in questo periodo dove l'odio e la paura si diffondono a macchia d'olio e sono anche molto cavalcati da certi personaggi politici per fare un po' di disinformazione su un argomento, su delle storie che sono delle storie invece molto umane. E quello che volevamo fare con questo spettacolo è ridare umanità a una storia che è una storia di un viaggio, che è un viaggio drammatico che delle persone compiono per scappare spesso da delle guerre, da delle vicende tragiche, per cercare un futuro possibile nei nostri paesi. E quindi quello che noi cerchiamo di fare come artisti, lui con la musica, con le sue canzoni, io prestando la voce a un testo bellissimo di Arrì De Luca, è appunto ridare un po' di luce su questo tema e offrire alle persone una chiave di lettura magari diversa. Domenico Imperato lo conosciamo perché ha aperto il concerto di Mannarino quest'estate qui a San Salvo. Domenico Pescarese suona una musica molto coinvolgente. Domenico, questa esperienza teatrale? È bella, l'invito di l'idea di Marcello era azzeccata perché la musica coinvolgente è quella che ho suonato da Mannarino, però c'è un altro lato delle mie canzoni, della mia musica. Da Mannarino feci due brani, e quindi quelli più popolari, più pop. C'è un altro lato forse un po' più d'ascolto, più teatrale, più cameristico, più intimo. Ed è proprio una parte del mio disco che parla, io i pezzi li avevo scritti prima dell'idea dello spettacolo, pensando in particolare in due o tre brani, avevo pensato proprio a un viaggio in mare aperto. E quando Marcello conosceva i pezzi, i brani, e quindi ha pensato che. E in effetti poi quando abbiamo fatto le prime prove c'era un forte legame tra il testo, lo scritto di Henry De Luca, e le mie canzoni, casualmente, perché non erano state scritte per. E quindi sembra come se fossero state scritte apposta, come un naturale proseguimento del discorso che fa appunto De Luca sul viaggio in mare che viene intrapreso tra mille peripezie e difficoltà. E poi c'è stato un lavoro di prove, di idee, comunque volevo anche usare qualcosa di non mio, e quindi ci sono un paio di brani che. La cosa curiosa pure che mi piace del nostro spettacolo è che di questi gli unici due brani non miei sono uno che non sve. Vabbè, lo spettacolo sta per iniziare. Uno italiano, di un cantautore italiano molto bravo, e un altro invece è un brano africano di una cantautrice capoverdiana. No, è in un disco di Sara Tavares, che è un'altra cantautrice portoghese capoverdiana. Momo Papillon, qui questa sera espone alcune delle sue opere realizzate con ali di farfalla, morte, chiariamolo. Sì. Sono veramente delle opere molto, 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 molto belle. Grazie, grazie. Complimenti, Momo. Com'è venuta, com'è nata questa idea? L'idea è venuta in Senegal, però noi abbiamo tanti farfalle, però loro vivono solo un giorno. E quando sono morto, noi le prendiamo per terra e fai i risiguardi. Però noi, una grande persona in Senegal, Lafare, e lui faceva dei quadri, anche la pintura, e quindi lui aprì una grande scuola d'arte. E noi bambini, anche dei ragazzi, dei ragazzi giovani, vado là e fai scuola d'arte. 5 anni, non di più. E noi facciamo questo d'arte, in scuola d'arte 5 anni. E dopo fare delle cose e anche quando sono finito la scuola d'arte, fare da noi,
insieme mio fratello, anche mio cugino, fare il nostro quadri. E io sono la possibilità di fare in giro, fare delle mostre, delle esposizioni fuori in Europa, e così sono venuto a portare il mio quadri a vendere qua in Italia. In Italia, sei qui da un anno, giusto? Un anno, 9 mesi. Dove vivi, a Pescara? A Pescara, sì, proprio. Sì. Vivi di quest'arte? Vivi di quest'arte, sì, vero, sì. Benvenuto allora, benvenuto a San Salvo. Grazie.